Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo vlog. Oggi sarebbe dovuto uscire un video di Code Academy, ma poiché sono terribilmente in ritardo, non per colpa mia, oggi faccio il video, diciamo, che fanno ogni tanto tutti gli youtuber. Leggo i vostri commenti. Allora, io leggerò solamente 10 commenti, o non proprio 10 commenti, cioè 10 thread, e vediamo quelli buoni e anche quelli meno buoni. Ci facciamo 4 risate insieme. E quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a leggerli direttamente. Dunque, il primo commento che leggo è fresco fresco, è di ieri sera, sul mio video di FK Breaking News, in cui parlo di Meta e l'uso dei suoi proxy. Il commento dice: ma sei sempre sul mattone di Premiere? Non so che vuol dire sul mattone di Premiere, comunque. Io oramai l'ho abbandonato e sono passato a DaVinci sia su Linux che su Win 11. Buon per te. Io ce l'ho installato DaVinci, ha un'interfaccia diversa da quella a cui sono abituato con Adobe Premiere, e io non ho il tempo per impararlo. Cioè, perché tra i 3 video che voglio far uscire sul canale a settimana, tra un lavoro a tempo pieno che ho, e tra il fatto che nell'ultimo mese ho dovuto fare tipo 5 trasloghi per i problemi che ho a casa, se vuoi i video me li puoi montare tu. Invece sul video in cui parlo dell'algoritmo di Fast Inverse Square Root, algoritmo che venne utilizzato in Quake 3 e altri giochi che sono usciti in quegli anni, ricevo questo commento: è la prima volta che mi imbatto in un video italiano che parla di vera programmazione e non di cose noiose che affrontano letteralmente tutti i canali di informatica italiani. I miei più sinceri complimenti. Grazie. Conoscendo e lavorando con C++ e Quake 3, per creare mod praticamente ogni giorno, ero già a conoscenza di questa funzione e devo dire che l'hai spiegata in maniera davvero impeccabile. Ringrazio l'algoritmo di YouTube, perché forse sta iniziando a funzionare per me, read more. PS, Gesù, ti ringrazio, finalmente qualcuno che li chiama array non vettori. Prego, non c'è di chi è. E sempre sulla questione vettori array, devo saltare un altro thread di commenti sempre sullo stesso video. Matrice! Si chiama Matrice, salviamo l'italiano! La mia risposta sarebbe talmente lunga che ho preferito farci una storia su Instagram, che puoi andare a vedere usando il tuo telefono intelligente. Corretto, no? La storia che ho messo su Instagram è questa qua. Dunque, un commento recente in un video che è uscito oggi su YouTube, un utente si lamenta che io ho utilizzato il termine array invece di una traduzione italiana che lui porta avanti di matrice. No, ma matrice in matematica è un'altra cosa. Che poi le matrici vengono implementate mediante array multidimensionali, quello è un altro discorso. Vabbè, mettiamo a caso che tu abbia ragione. Da questo momento in poi, tu, penso, dirai che il computer non si chiama più computer, si chiama elaboratore. Il mouse non è più il mouse, è il topo. Perché dobbiamo sapere tre, no? In gamba, salviamo. Non puoi fare le pulci di questo tipo in un canale di informatica dove metà dei termini vengono dall'inglese. La sua risposta è stata: @FK, la mia era solo una battuta. Oltre a YouTube e FB, non sono iscritto ad altri social. No, non si chiamano social, si chiamano reti sociali, no? E mi sono già allargato troppo per i miei gusti. Vabbè, social che seguo dal mio Ubuntu. Ma buono a sapersi. Vengo da un'era geologica dove gli array venivano tradotti in schiere. Quello è il termine giusto. È la computazione in calcolazione. Praticamente quello che ti ho detto io nella mia storia. Che ti dico? Con la storia di Instagram faccio uno short su YouTube. Su questo video, dove parlo di fisica quantistica, tra l'altro mi ha scritto un commento una persona che fa fisica ed ha molto apprezzato quel video, in particolare ricevo un commento di quelli simpatici. Mettendo un tag temporale al secondo 19, in realtà sì, proprio quel quark, il titolo della trasmissione, deriva forse, da quello della particella subatomica scoperta poco prima che la prima puntata della prima stagione della trasmissione andasse in onda. Ma va? Ma io quando dicevo nel video, non questo quark, non intendevo dire il nome della trasmissione, intendevo dire proprio la trasmissione, tant'è vero che dopo quel fermo immagine ce n'è un altro. Per chi non sapesse chi è questo personaggio, questo è Quark di Star Trek Deep Space Nine. E come la stragrande maggioranza delle parole inglesi, il suo spelling è del tutto arbitrario. Proseguiamo, e in questo video dove parlo degli standard DC, questo utente scrive: prossimo video file clear nel terminale per cancellare gli errori. E io rispondo: temo di non capire. In un video di errori, cioè fatto apposta per mostrare errori di compilazione, devo togliervi gli errori? Vabbè, proseguiamo. Ne sto cercando uno cattivo, perché mi piacciono i commenti cattivi.
In questo video, quando vi faccio vedere che sostituisco la scheda madre e il processore del mio computer. Non ti conviene togliere adesso questa plastichina? Non la voglio togliere la plastichina io. Non ti conviene? Ma perché la devo togliere la plastichina? La temperatura è alta. Ma stai calmo, madonna, tu sei madonna, minchia, pari mia mamma. Guarda, la macchina là, il computer è tuo, mica mi conviene. C'è questa scena con Davide che effettivamente non ho tolto la plastica della scheda madre, tra l'altro è ancora qua. E tra l'altro io ho messo in vendita su eBay la mia scheda madre, tuttora in vendita. E ancora c'è la plastichina originale. Questo utente scrive: devi togliere le pellicole dei componenti. La mia risposta è stata no. AFK, ah ok, se il tuo king è il profumo di plastica bruciata, chi sono io per giudicare? Punto 1, non sei nessuno. Secondariamente, non c'è nessun odore di plastica bruciata. Ti spiego perché, perché quella plastica non è sul processore, è su una parte dello scheda madre che non riscalda al punto di squagliare la plastica. Quella pellicola della scheda madre vecchia c'è stata là per 3 anni e questa qua ci starà finché non si sfascia per altro tempo. E ancora è là. Su questo video di recente ho ricevuto questo commento che è tra l'altro molto interessante. C'è un errore, Firefox non usa più Gecko ma usa Quantum. Io sono un gran sostenitore di Firefox e da quello che ho capito attualmente tantissimi utenti stanno tornando a Firefox, quindi non penso che Firefox possa morire, o perlomeno non nel breve periodo. Hai ragione, ho detto quell'imprecisione sul video per il semplice fatto che quando ho fatto quel video ho letto i user agent dei vari browser e sembra che Firefox, nonostante che abbia questo nuovo motore di rendering, l'user agent continua a dire Gecko. Perdonatemi pinguini, ho sbagliato. Su questo video in cui parlo della storia di C e C++, questo utente scrive: cosa pensate dell'opinione di Linus Torvalds su Odia C++? La mia risposta è stata che fa bene. Tra l'altro ho fatto un video mostruoso su C++ che sarebbe dovuto uscire fra 2 giorni, però mi sa che è slitto tutta settimana prossima. Andiamo a vedere un altro commento. Questo utente scrive: video stra interessante, comunque non potrei tenerti il pinguino se Windows è stato sul PC. Ma io anche Linux è stato su quel PC, perché non posso tenermi il pinguino? È perché adesso non sono a casa e non ho in programma di andarci oggi, però ti farò vedere la mia collezione di pinguini che ho a casa. Però con questo commento colgo l'occasione di dire che ognuno utilizza gli strumenti che gli stanno più a genio. Io non sono un utente Windows 100%, io uso Windows solo quando devo fare le cose per il canale, per Adobe Premiere. E quando io registro un video, vedete che c'è il microfono è collegato al computer, perché c'ho Adobe Audition che registra. Però poi, quando devo lavorare, devo compilare, devo programmare, c'è Linux. Andiamo a leggere l'ultimo commento. Questo è un commento molto interessante che mi è stato lasciato sul video di Simula, che Simula ha dato i Natali, diciamo, alla programmazione orientata ad oggetti. Commento dice: io credo che il motivo per cui la OOP, Object Oriented Programming, si intende, è oggi dominante, lo sarà anche per molto tempo, è dato da una serie di fattori. Innanzitutto, però, dobbiamo chiederci quale sia l'ambito di proliferazione della OOP. E ovviamente quello aziendale, non scientifico. Ergo, in ambito aziendale, dalle piccole alle medie e grandi imprese, gli sviluppatori non sono tutti matematici, o almeno non hanno le conoscenze o le basi per poter affrontare in tutta tranquillità la produzione di applicazioni in Erlang o Haskell. E, in ogni caso, non sono molti quelli in grado di applicare la logica funzionale pura. Sono d'accordo. E, se anche fosse in un team di 5 sviluppatori, solo uno conosce anche Erlang. È ovvio che il responsabile di questo team non cercherà di far scrivere anche un solo programma in Erlang. Vabbè. Il manager non so fino a che punto ha poteri, se c'è qualcuno che glielo fa imporre sempre dalle alte sfere, però sì, non ho mai lavorato in un'azienda di programmazione, quindi non lo so. Quindi prima motivazione secondo me è di carattere socioculturale. Altra motivazione, almeno in affronto alla PF, sta per programmazione funzionale, è che la PF non è sempre applicabile. La PF in certe situazioni è molto meno performante, è molto più avida di risorse rispetto a quella imperativa, è un dato di fatto. In ambito aziendale Java ad esempio, linguaggio principale OOP, che è il video che sto montando in queste ore, per molti anni ha stravinto perché era nato con l'intento di obbligare gli sviluppatori a seguire approccio molto più rigido allo sviluppo, tutto è una classe molto simile a Smalltalk. Si levano i puntatori che creano spesso incomprensioni, si introduce il garbage collector ed esce fuori un linguaggio general purpose OOP straordinariamente adatto allo sviluppo aziendale. Vorrei chiedere che sto sperimentando questi concetti in maniera quanto più possibile oggettiva, non è mia intenzione detrarre le capacità degli altri paradigmi. Ma potrebbe essere anche soggettivo, perché ognuno ha la propria opinione, quindi... E secondo me, su molte le cose tu hai detto, hai ragione. È vero che OOP tende ad apparire più complessa perché aggiunge sovrastrutture che all'apparenza sembrano inutili.
effimere. Ma è anche detto che con l'aumento della complessità di una soluzione, il paradigma OOP offre dei vantaggi grazie all'incapsulamento. Poi è chiaro che alla fine è sempre il manico che è quello che conta, perché ci sono diversi modi per scrivere un programma e qualcuno di noi potrebbe anche aver dovuto modificare qualche applicazione scritta male OOP. Questo fa parte del mestiere. Ultimo considerazione è invece rispetto ai personaggi citati nel video che sperimentano il loro disappunto per la OOP. Non c'è alcun dubbio che ne sappiano di gran lunga più di me e anche di me. Ma questi sono scienziati che scrivono compilatori e artefatti di natura simile. È anche ovvio che abbiano la visione un po' distorta rispetto agli altri ambiti in cui si scrive codice. Tutti gli scienziati, te lo dico per certezza, hanno ovviamente un bias, quindi una tendenza verso al loro ambito. Se un ricercatore fa programmazione funzionale, ti dirà sempre che la programmazione orientata ad oggetti fa schifo. Ovviamente te lo dirà con un linguaggio scientifico, portando, diciamo, la sua tesi con delle prove scientifiche. Ovviamente su tutto quello che ha detto c'è un'imprecisione che io tra l'altro ti ho pure commentato e mi ha dato pure ragione. Andiamo a vedere la mia risposta. Mi trovo perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto. Vorrei fare un appunto. È vero che la PF è avida di risorse ed è anche un dato di fatto, ma ti porto qua quello che diceva il nostro professore all'università, cioè il mio professore all'università. Quando fu inventato il calcolo automatizzato, si fece una scelta di basarlo sulla macchina di Turing. Se i computer invece fossero stati basati sul concetto di lambda del calcolo, allora oggi diremmo le stesse cose al contrario. Quindi praticamente, essendo che le macchine di oggi sono basate sulla macchina di Turing, è ovvio che simulare in qualche modo, cioè replicare i comportamenti di una programmazione funzionale, risultano essere meno performanti. Benissimo pinguini, io vi ringrazio per i vostri commenti, lasciatemi tutti quelli che volete e a me piacciono anche quelli cattivi, io quando li leggo rido sempre. E quindi io vi ringrazio per avermi guardato, settimana prossima cercherò di far uscire sta serie, è una serie di Code Academy, e quindi nel frattempo godetevi gli altri video che porto su questo canale, ci vediamo alla prossima, ciao Kilo!